Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo mio video. Io sono Mente Samale e oggi in compagnia di Giuseppe Gioffredi andremo a registrare l'inaugurazione dell'armadio della sacrestia della chiesa di San Francesco d'Assisi di Manduria. Ecco l'armadio della sacrestia. Dirige la maestra Mariella Rosito all'organo Michele. San Francesco di Assisi in Manduria. Poche notizie abbiamo sul manufatto. Leggo da Benigno Perrone, i conventi della Seratica Riforma di San Niccolò di Puglia. Scrive padre Perrone: pure in sacrestia furono presenti gli intagliatori e i tarsiatori riformati, come a Sance, a Francavilla Fontana, a Gallipoli e a Bitetto, anche qui nei primi decenni del secolo XVIII, essi costruirono i grandi armadi in legno che coprono tre pareti del palazzo. Queste le notizie riportate da padre Perrone. Il resto poi lo ha fatto l'usura del tempo, ma ci introduciamo gradualmente nel seguito della serata. Intanto io do la parola al ministro provinciale per un saluto. Dal popolo manduriano. E chiese già dalla fine del 1400 la presenza dei frati. La chiese direttamente al Papa Sisto IV e vennero qui i frati osservanti. Infatti ne parlava proprio il padre Perrone come interprete di questa sacrestia. Uno scrigno, questa chiesa sicuramente di bellezza, che ha avuto vari rimaneggiamenti, anche se sostanzialmente la sua forma definitiva verso i primi del 1600. Dicevo, uno scrigno di bellezza che raccoglie opere di notevole pregio, tra cui l'apparato lignico, l'armadio lignico della sacrestia di cui questa sera celebriamo in qualche maniera la rinascita, il fiorire della sua bellezza. E senza spendermi in altre parole, perché sarò dette tante altre questa sera con molta più competenza, illustro brevemente i motivi per cui oggi, forse più di ieri, i frati minori sono attenti alla conservazione e al restauro dei beni artistici e culturali contenuti nei conventi che sono poi loro dimore. Dico più di prima perché se i conventi potessero parlare, quando facciamo lavori, prendendoli intonaco, forse ci denuncerebbero per lesioni aggravate, per maltrattamento, per le varie violenze che il nostro estro, la nostra fantasia, il nostro presunto buon gusto hanno fatto subire alle strutture e agli arredi, anche se sicuramente in buona fede, prima o niente si smaltava di tutto.
ogni storia di Osmanlo si riporta a lei, in considerazione anche del fatto che in tempi passati anche lo Stato fosse in qualche maniera meno attento alla conservazione del bene, quindi ci venivano concesse più nefandezze rispetto a quelle che facciamo oggi. Consegno allora questa sera solamente tre parole, un po' come fa Papa Francesco, da buon gesuita, divide sempre i discorsi in tre parti. Le consegno perché penso che debbano stare nel cuore di chi abita questi patrimoni che abbiamo. La prima è quella del perseverare, perseverare e non sostituire, riparare, redigere, aggiustare, ma non mutare. Sono gli stessi verbi che noi frati, noi sacerdoti, vendiamo per voi quando facciamo i corsi prematrimoniali, quando parliamo di scelte definitive della vita e di matrimonio, che vengono anche di consacrazione religiosa. Ho visto su internet un'immagine molto bella che riporto sempre agli sposi, quei pochi matrimoni che faccio, ed è l'immagine di due persone anziane, due vecchiarelli sulla panchina, e passa il giovane di turno e chiede: ma come avete fatto a resistere insieme 60 anni? E la risposta delle persone anziane è: c'è, perché ai tempi miei le cose si riparavano, non si buttavano. Oggi lo sappiamo, se il fiore da stile si rompe, la risposta qual è? Signora, che conviene buttarla contro un altro, ma non conviene aggiustarla. E invece no, restauro è un atto di perseveranza. La saggezza è l'età di padre Rovigo,
entusiasmo di giovani, giovanissimi ragazzi. Sono qui dietro le porte della sagrestia, vengono le fantamine affrontate, sono allievi dell'architetto Ligorio che insegna nella scuola media San Francesco di Francavilla, ha portato la scolaresca durante la fase del restauro. Questa sera sono qui per realizzare un video. È un segno, ragazzi, lo dico a voi, scusate se giro le spalle, è un segno veramente di consolazione. Vedere che anche le nuove generazioni coltivano la sensibilità verso ciò che è antico e che potrebbe apparire privo di interesse. La cosa mi fa veramente onore. Facciamo un applauso. La direttrice Maria Rosito, allora